Siamo noi? Pochi intimi non sanno quello si perde. Ok, può chiudere la porta, mi dispiace. Non tanto, perché se qualcuno vuole entrare non si può chiudere. Ah, accostala. Beh, questa è soltanto una diapositiva introduttiva, perché quello di cui parleremo oggi fa parte del grande e poliedrico e complesso quadro degli addomi acuti, delle peritoniti. Solo per ricordarsi, appunto, la peritonite è una flogosi di solito acuta del peritoneo parietale e viscerale, che è generalmente legata a una contaminazione batterica. In effetti, la stragrande maggioranza delle peritoniti sono legate, possono essere considerate delle peritoniti secondarie da contaminazione batterica. Una contaminazione che, giusto per ricordarsi qualcosa, avevamo detto negli anni precedenti, può essere legata in una certa percentuale di casi dalla propagazione da un focolaio infiammatorio addominale senza interruzione del viscere. Quindi semplicemente un'appendicite, una salpingite, una colecistite in cui il processo infiammatorio di tipo suppurativo si estende al peritoneo e realizza appunto la peritonite, in questo caso di solito una peritonite circoscritta. O si possono avere condizioni legate alla perforazione spontanea di un viscere, come per esempio l'ulcere perforato, una perforazione di un diverticolo intestinale, una perforazione ileale, o ancora si possono avere forme legate a traumi che possono essere... Ne parleremo in una prossima lezione, farò io, sull'addome acuto traumatico, da traumi penetranti e traumi non penetranti. Quindi contusioni viscerali, lesioni da scoppio di viscere, lesioni da ferite penetranti, sia da arma da fuoco, da arma bianca o da traumi diretti e così via, perforazioni da corpo estraneo, e infine arriviamo invece a delle condizioni che sono l'oggetto della trattazione di questo pomeriggio, ossia le forme di peritonite secondaria legate a fenomeni ischemici o l'evoluzione in senso gangrenoso di un viscere cavo. Ecco quindi le varie condizioni che si possono verificare. Va bene? Quindi un infarto intestinale, che sarà l'oggetto prevalente della discussione di stasera, ma anche condizioni in cui avremo un'ischemia parcellare o localizzata dell'intestino legata a fenomeni meccanici, non più a fenomeni endovascolari, d'accordo, come l'infarto intestinale, quindi lo strozzamento erniario, il volvo o anche l'immaginazione intestinale. Poi li riprendiamo tra un attimo. Abbiamo questo è un quadro di ischemia, appunto, un'evoluzione in senso gangrenoso. D'altra parte, se noi pensiamo all'ischemia acuta, all'ischemia mesenterica acuta, questa è una frase che un famoso clinico americano elaborò, propose nel 1926, ossia l'occlusione dei vasi mesenterici è una di quelle condizioni in cui la diagnosi è impossibile, la prognosi senza speranza e il trattamento quasi sempre inutile. Beh, ora le cose sono cambiate, non tanto perché purtroppo ancora nella gestione comune del paziente in addome acuto, a volte l'ischemia intestinale non sempre viene in mente, e se non ha in mente la possibilità che questo paziente possa avere una acuto legata a un infarto intestinale, soprattutto nelle prime fasi, quando riesce a salvare il viscere e a salvare il paziente, beh, insomma, la diagnosi non è così agevole, e come diremo, come messaggio da portarsi a casa, deve rientrare nella nostra idea di dire che questo paziente può avere un addome acuto non così clamoroso, non così drammatico nelle fasi iniziali, in cui la genesi può essere ricondotta a un'ischemia intestinale. Evolve verso una notevole frequenza verso l'infarto intestinale e può portare ovviamente
nelle prime fasi la diagnosi posta precocemente fa sì che vi sia la possibilità di curare l'intestino nel paziente, ma si può arrivare poi anche alle lesioni reversibili. Quindi il successo è legato fondamentalmente alla precoce individuazione di una fase di ischemia acuta, quando ancora non si sono realizzate quelle condizioni che portano a un danno irreversibile. Giusto per ricordarsi qualcosa, la vascolarizzazione intestinale è sostenuta sostanzialmente da due grandi arterie, no? La mesenterica superiore e la mesenterica inferiore. Questo è il distretto che viene a essere regolato dalla mesenterica superiore con vaso limpari, va bene, che si trova in questa posizione, da cui vengono i vari vasi che sono qui bene evidenziati. Il ramo terminale va a finire grosso modo a livello dell'ultima ansa del tempo. E invece per quanto riguarda il distretto mesenterico inferiore, l'arteria mesenterica inferiore è di calibro senz'altro più piccolo origina causalmente rispetto a quella superiore, e dà luogo alla serie di rami, dalla colica sinistra, le sigmoidee fino alle neuroidee superiori, che ne rappresenta il ramo terminale. Detto questo, abbiamo individuato anche alcuni punti della vascolarizzazione del colon che sono particolarmente delicati, perché un'occlusione che avviene in questi punti fa sì che non vi sia la possibilità di crearsi dei circoli collaterali, e quindi l'evoluzione verso l'ischemia acuta rappresenta in qualche modo una regola. Nessuno vi chiederà mai dove è il punto di sudo e così via, ma stanno andando, assolutamente. Ormai sono tutte queste cose sotto in mano agli angiografisti, no? Che si occupano in maniera elettiva di queste situazioni. Quali sono le cause, diciamo, no, che possono portare a un'ischemia mesenterica acuta? Beh, innanzitutto su tutte l'embolia arteriosa. È la causa più frequente, 50%. Perché? Qual è la dinamica dell'embolia? Di solito sono pazienti fibrillanti, in cui per difetti di assunzione dell'anticoagulante si possono formare delle emotrombosi a livello dell'auricola, dell'atrio. Condizioni in cui si ha più o meno parzialmente un recupero del ritmo sinusale fa sì che l'auricola da ferma, da immobile diventi l'atrio, da ferma e immobile diventi improvvisamente si muova, e questi trombi possono staccarsi realizzando quindi dei veri e propri emboli che possono disseminarsi e possono andare ovviamente a interessare, a fermarsi in quelle sedi che abbiamo visto che possono portare quindi alla evoluzione in senso ischemico acuto. Di solito il 15% di emboli si arresta all'origine della mesenterica superiore, ma la maggior parte si colloca invece un pochino più distale, poco oltre l'origine dell'arteria colica media. Il problema è che questo è uno dei punti più delicati, quindi in questi casi a volte si può arrivare addirittura all'ischemia completa del tratto dell'intestino mesenteriale, ossia del tutto interno. Oltre alla trombosi, la emboria arteriosa, si può avere una trombosi arteriosa, circa un quarto delle lesioni legata a lesioni aterosclerotiche ovviamente. A volte questi pazienti hanno una storia cronica, non sia acuta, ma addirittura il rapporto alla riduzione critica dell'apporto vascolare a livello dei vasi mesenterici, si può avere una, quella che si chiama un'angina abdominis, ossia un dolore che si conclama quando il paziente inizia la fase digestiva, viene richiamato più sangue, in realtà il sangue non può arrivare e quindi ovviamente i visceri subiscono un danno, insomma quantomeno una condizione di ischemia che porta alla comparsa del dolore. Ecco quindi la cosiddetta angina abdominis. Il paziente a questo punto si rende conto che quando mangia ha dolore e tende a mangiare sempre meno, la conseguenza sarà un dimagrimento, va bene, quindi perdere di peso, sazietà precoce, che non è legata a condizioni anatomiche lì, è legata semplicemente al fatto che il paziente non ha nessuna voglia di mangiare, perché come mangia si scatena il dolore. Oppure si può avere, altra condizione, una trombosi venosa, e quindi evidenza senz'altro più rara, si distinguono forme primitive idiopatiche legate non si sa bene per quale motivo al manifestarsi di un trombo a livello di uno dei vasi venosi mesenteriali, oppure forme secondarie in cui possono essere di volta in volta, coinvolte situazioni locali o sistemiche, locali di solito infezioni succulative, ascessi si possono formare, traumi chirurgici o compressioni chirurgiche su vasi, neoplasie. Non sappiamo benissimo che la neoplasia va a fare una compressione diretta, ma come in un paziente con neoplasia maligna addosso abbiamo una diatesi trombotica superiore a quale alta, qualsiasi altra forma di diatesi familiare in senso trombotico. Il fatto stesso di essere portatore per espressa missione del professor Prisco, che tutti glorifichiamo,
per sua stessa missione ha detto inutile stare a cercare se uno ha una diatesi familiare o così via, laddove questo ha un tumore maligno, che è portatore di un maligno specialmente in fase avanzata, la diatesi in senso trombotico è praticamente assoluta, cioè la predisposizione a avere una trombosi. L'occlusione venosa qual è la dinamica? Dice, come mai la trombosi venosa determina un arresto del flusso a livello dei vasi arteriosi mesenterici? Perché induce una stasi ematica che a ritroso comporta un arresto piano piano anche del flusso arterioso, congestione vasovascolare e tutti quindi emorragie sottomucose fino ad arrivare al vero e proprio infarto intestinale. Si può avere anche una forma di tipo funzionale, una conseguenza di solito legata a un deficit di flusso, cui si può conseguire una vasocostrizione splanchica. Ci sono anche alcuni farmaci che possono dare condizioni di questo tipo, di solito è l'apporto a deficit della pompa cardiaca, shock, assumizione, dicevamo, appunto azione vasocostrittiva, come addirittura la digitale, ma anche pazienti con cardiomani, d'accordo? E può complicare, d'altra parte, a volte anche interventi cardiocirurgici quando vengono somministrati determinati tipi di farmaci ad azione vasosplanchica. Ci sono poi delle forme cosiddette miste, quindi tanto per riassumere quello che ci interessa sapere a noi, che ci servirà poi nel nostro processo diagnostico, sapere che comunque alla base dell'ischemia mesenterica acuta si può avere di solito un'embolia arteriosa o una trombosi arteriosa o una trombosi venosa, oltre a forme funzionali fortunatamente abbastanza rare. Ma abbiamo anche tutta una serie di forme miste legate per esempio ad azione locale, diretta, meccanica sulla componente vascolare. Per esempio per briglie aderenziali, va bene? Anche fenomeni per i sceliti, aumento delle dimensioni del linfonodo a livello mesenterico legati a fenomeni di solito infiammatori, passo di sotto, sì, tumori e cisti del mesentero, del pancreas, dello stomaco, la creazione complessiva vanno a determinare un arresto del circolo per compressione diretta e poi abbiamo quelle condizioni, ernie, volvole, immaginazioni, l'ho messa in rosso perché se si fa riferimento, se ci voltiamo un po' negli anni indietro, quando vi hanno parlato dell'occlusione intestinale, Corasco, dell'occlusione intestinale, una delle classificazioni care ai chirurghi dell'occlusione intestinale meccanica è vedere se c'è o non c'è strangolamento dei visceri, come strangolamento dei vasi che erano le visceri, d'accordo? Forme con strangolamento o senza strangolamento. Perché? Perché le forme con strangolamento vascolare sono forme in cui non è soltanto un'urgenza, ma un'urgenza indifferibile, perché l'evoluzione verso la necrosi intestinale è estremamente rapida. Ecco quindi che ne ritroviamo qui i meccanismi di base con cui si verifica un'occlusione intestinale meccanica con strangolamento, ossia lo strozzamento erniario, il volvolo, l'immaginazione intestinale. Non si pretende che uno si ricordi di tutto, anche perché non sappiamo cosa vi è stato detto. Sì, io lo so cosa avevo detto per quanto riguarda lo strozzamento erniario, non so, perché il problema grosso che riscontriamo adesso, soprattutto l'esame del sesto anno, è che al di là delle poche lezioni che vengono fatte a sesto anno, e quando si parla della clinica chirurgica e si va, le domande vengono fatte per, non è che viene chiesto che parli il cancro dello stomaco, di solito si assumono casi clinici, si parla a carattere generale, quello che manca è tutto il know-how che si dovrebbe aver studiato dal terzo al quarto anno, come se il quinto rappresentasse una sorta di colpo di cimosa che scancella completamente quello che si è ricordato prima e a sesto anno si fanno delle brutte scene, d'accordo? E quindi allora mi sono ripromesso di, in questo caso, parlando appunto dell'ischemia intestinale, di ripetere un attimino quelle che sono queste condizioni, quelle condizioni miste e che purtroppo sono estremamente frequenti, perché se ho 10 pazienti in cui ho un infarto intestinale o un'ischemia intestinale acuta, 7 di questi sono appannaggio dello strozzamento erniario di un volvolo, più che un'ischemia mesenterica acuta legata a problemi endovascolari, cioè problemi endocoagulativi. Questo è il concetto, no? Quindi, dovendo parlare di infarti intestinali, rievochiamo in qualche modo qualche vecchia diapositiva che si ripropongo di solito al terzo anno, con i colori forse un po' sballati. Lo strozzamento erniario si definisce come una brusca, va bene? Permanente costrizione di un viscere da parte di un cingolo strozzante. In altre parole, cosa vuol dire? Vuol dire che il viscere che fuoriesce dalla porta erniaria subisce un'azione strozzante da parte dei mangi della porta erniaria stessa. Quindi niente ci viene in aiuto, è causa di irriducibilità, se l'erno non si rimette all'interno, arresto del transito intestinale si è eliminato il viscericano, ma soprattutto
c'è un ostacolo al ciclo sanguigno del viscerniato e quindi evoluzione verso la gangrena intestinale, legato di solito all'improvviso aumento del contenuto erniario e un passaggio improvviso con un sforzo, per esempio si da su, che so, un carico pesante, un coso di cemento, un ballino di cemento, non lo so che cosa può essere, e quindi c'è, a questo punto l'ernia viene spinta forzatamente attraverso la porta erniaria, quindi passaggio improvviso di un viscere attraverso un orifizio stretto, soprattutto quando le margini della porta erniaria, come per esempio nell'ernia pleurale, sono margini difficilmente estensibili, addirittura francamente inestensibili, visto che nell'ernia pleurale appunto parte della porta stessa è formata dalla branca esclopubica. Clinicamente si rileva come un'ernia molto dolente, che improvvisamente aumenta di volume, ma non tanto, e che improvvisamente il paziente riferisce che non rientra più in addome, diventa improvvisamente irriducibile. E ovviamente abbiamo questi confermi come fazione dolente e dolorabile, che non cambia volume sotto colpi di tosse e che è impossibile ridurre l'addome con un'opportuna manovra. Quindi qua ogni qualvolta siamo di fronte alla condizione di questa ernia che prima non lo era ma diventa dolorabile, dolente e non si riesce a riportare in addome, bisogna mandare immediatamente il paziente in pronto soccorso. Inutile aspettare i segni dell'occlusore intestinale sia dal punto di vista soggettivo che obiettivo, che abbiamo fallito il nostro compito, che probabilmente il paziente dovrà essere resecato. D'accordo? Quindi abbiamo soltanto 6 ore di tempo tra l'evento strozzante e la possibilità di eseguire un intervento chirurgico. Qui abbiamo dei casi osservati come il viscere subisca l'azione strozzante della porta erniaria, qui è ancora vitale, qua ovviamente lo è molto meno, forse non lo so, ma a un certo punto vediamo lo stesso paziente dopo abbondanti irrorazioni con acqua calda e così via, e si è visto che questo viscere, se guardiamo molto più nerastra a questo punto, diventa un pochino più roso, c'è cioè un recupero della peristalsi, e allora aspettiamo un altro pochino, si evita di resecarlo. In questo caso siamo arrivati in tempo, d'accordo? E siamo riusciti a salvare l'intestino, che non è poco, perché sì, va bene, un quarantenne può anche tagliare un pezzo di terreno, è un intervento un po' più complesso, ma insomma il problema sono i pazienti tra 80enni con gravi comorbidità. Un conto è fargli l'ernia, e un conto è fargli una resezione intestinale, e le mortalità sono tutte appannaggio, sono sensibilmente diverse da zero questi pazienti, e sono tutte appannaggio degli ultra-80enni. Queste sono in inglese, erano divertenti queste diapositive. Il volgono intestinale, l'altra condizione, in pratica una torsione del viscere sul proprio asse mesenterico. Quindi torsione, chiusura di un'ansa a questo punto, in due punti nella stessa localizzazione, con strangolamento della componente vascolare. Questo è quello che succede nel corpo, no? Abbiamo a questo punto, questo è come quando si uscisse dalla porta erniaria, in realtà c'è qualcosa che stringe i due vasi a questo punto, il viscere si torce su se stesso, sul proprio asse mesenterico, e crea una condizione di ischemia. Non abbiamo soltanto volvoli intestinali, ma abbiamo anche addirittura volvoli gastrici, lasciamoli in pace, noi ci interessa soprattutto, che sono quelli largamente più frequenti, i volvoli del colon, che possono essere appannaggio del sigma o addirittura del ceppo. Stranamente del ceppo, perché il ceppo ha una struttura relativamente fissa, schiacciata verso la parete addominale posteriore dal foglietto perifoneale posteriore. Però per fenomeni, per condizioni di malrotazione intestinale, si può arrivare ad avere un ceppo invece ipermobile, che tende poi a ruotare sul proprio asse mesenterico e realizzare un volvolo, indubbiamente molto più raro. Queste sono le condizioni, vedete, in cui può ruotare a questo punto, passare da dietro, sono tutte le varie cose, si può avere addirittura un volvolo del trasverso. Indubbiamente la condizione più frequente con cui si trova a scontrarsi, io anche personalmente, per quanto endoscopista d'urgenza, ogni tanto, perché viene richiesta l'opera, diciamo, dell'endoscopista in questi casi, adesso vediamo per quale motivo. E qui abbiamo esempi di volvolo del ceppo, vedete come può appare in un medio di stesso l'ansa, questa è una radiografia dentro dell'addome, questa è un attacco con una ricostruzione, in presenza di feci all'interno del volvolo, questa è l'immagine che noi abbiamo una volta, vedete l'appendice qua, una volta fatta la laparotomia, questa enorme viscere distese, o ancora diretta dell'addome, ma questa enorme porzione del ceppo disteso che ruota da destra verso sinistra, l'immagine fa evidenziare come questa sia quest'ansa sia
specie bolle d'aria all'interno. O ancora avete per esempio il corno del volvolo del cieco, invece molto diverso il volvolo del simma. Qui abbiamo semplicemente una distensione delle ansie del teme, vediamo qua. Qua invece abbiamo una distensione della cornice conica, perché il problema nasce qua. Qui c'è la torsione, qui abbiamo un'enorme dilatazione del sigma. E queste sono le immagini che possiamo avere a questo livello, ossia una volta fatta la laparotomia, questa è l'addome del paziente. Guardate i visceri che dimensioni possono raggiungere. Qui vediamo il punto di torsione, lo vediamo meglio a questo punto. Vediamo come il viscere subisce una completa rotazione sul proprio asse mesenterico. E queste sono le immagini. Questa è un'immagine sempre lì, non si riesce a capire nulla. Quello che gli inglesi, gli italiologi inglesi chiamano il segno del chicco di caffè, in pratica, e per aiutarsi, questo è il chicco di caffè. Va bene. Abbiamo questa immagine, questa specie di sotto in mezzo, altro non è che il loop del sigma che raggiunge questa dimensione, raggiunge addirittura l'ipocondrio destro, con quelle dimensioni che abbiamo visto in precedenza. No? Vedete? Enorme la distensione si può avere a questo. Quindi immaginate quanto possa soffrire un'ansia intestinale a questo punto. Ancora, vedete, questa è un'immagine TAC, questa in proiezione frontale, vedete, l'immagine cioè, del chicco di caffè, c'è sempre questa specie, questo altro non è che il mesentere che si torce a questo punto e si frappone, o meglio il mesolo si frappone fra le due ansie del sigma. In quante ore si arriva? Pochissimo, perché l'intestino continua a produrre, continua a spingere aria e feci e così via, vediamo nell'arco di poche ore. Lo vediamo soprattutto negli insuccessi endoscopici. Un attimo solo e ti rispondo. In effetti il trattamento di scelta, il primo trattamento di scelta in questi pazienti, che spesso e volentieri sono pazienti anziani, stitici, perché la stitici rappresenta, con l'iperperistaltismo rappresenta una delle cause più importanti di questo. Allora cosa si fa? Si è visto che introducendo l'endoscopio nella zona bucettuista in cui c'è la rotazione si può arrivare prima, passando questa zona, a detendere l'ansa a monte e poi con manovre endoscopiche cercando di ruotare il viscere stesso. Si ruota l'endoscopio e si riesce a riportarlo nelle condizioni iniziali, ma a volte basta semplicemente decomprimere l'ansa stessa. Quindi introduzione di un sigmoidoscopio, un coloscopio, un lametto rigido o flessibile, in pratica si aspirano l'aria così via le feci, si posiziona dopo a volte una sonda rettale. Che cos'è il gas? Come? C'è un errore. No, no, il gas, non lo so, è venuto fuori un refuso a questo punto. Abbiamo successo nell'85-90% dei casi, però questo è l'elemento importante. C'è una recidiva in circa il 60% di caso, cioè io ottengo un successo, ma un successo temporaneo. Per rispondere a te, di solito nell'arco di 12 ore si manifesta l'insuccesso, cioè si ritorce il paziente. Questo vuol dire che il volvolo si riforma a quelle dimensioni nell'arco di poche ore, perché vuoi dargli qualche ora che lui stia bene o così via, insomma, l'hai decompresso, o piano piano, se non esistono le condizioni per cui non l'hai ruotato correttamente, il volvolo si rivuota, quindi crea occlusione e poi ritorna a quelle posizioni. Ma è possibile toccarlo in qualche modo? Endoscopicamente no. Il vantaggio dell'endoscopia è che risolvi tutto in 10 minuti, che il paziente non ha neanche fastidio, riesce a entrare dentro, il paziente ha immediato sollievo, perché come passi alla zona tortuosa e tu ci riesci, è così, è proprio fatta in questo modo, riesci a penetrare in questo modo, vai oltre, aspiri con l'endoscopio e il viscere si detende. Il paziente ne ha un sollievo immediato, qui continui a aspirare aria e feci più o meno liquide, è chiaro quando diventa solide non aspiri più nulla, a questo punto sulla guida dell'endoscopio posizioni una sonda rettale, grande, sarà circa un centimetro di diametro, ma serve a eliminare i residui che piano piano ci sono. Se nel frattempo, nel contempo, con l'endoscopista spontaneamente il viscere riesce a ruotarsi completamente, allora il successo c'è, però dicevamo che percentuale di recidiva è indubbiamente alta. Allora a questo punto, che si rifà un'altra volta, no? Sì, si può fare la manovra endoscopica per detenere il paziente, però a questo punto diventa, questi sono casi un pochino particolari, ma delle dimensioni nella vera viscere. Questo è il colore, le dimensioni di un viscere normale, d'accordo? E possiamo fare delle resezioni di vario tipo, sono vari tipi di intervento, però qui in qualche
qualche modo esemplificati. Questa è la zona del volvolo, si tratta di asportare la parte volvolata, diciamo, nata, e riconnette a questo punto, in questo caso, collo discendente, quindi sigma di stare. Possiamo fare un'anastomosi diretta, riattaccata direttamente insieme, va bene? Il problema è che a monte io ho tanta cacca e il viscere è ancora dilatato, e soprattutto se è dilatato creo un po' problemi di vascolarizzazione, per cui, essendo anche pazienti anziani, un'anastomosi di questo tipo è un'anastomosi ad elevato rischio di deiscenza, cioè che molli, non tanto per difetti tecnici quanto per difetti di relazione. E allora spesso e volentieri ricorriamo a questa, ossia l'intervento di Hartmann. Si crea a monte una colostomia e si affonda il retto. Ma temporanea? Temporanea, come sempre ricanalizzato, anche perché il tratto che più sezioni al di là del volvo, e comunque proprio per il fatto che si torce su se stesso, gli omoncoli sono molto vicini. Quindi quello che escludi e togli la parte che si è erniata, la parte che è malora fondamentalmente. Per cui recuperare questo tipo di, diciamo, di colostomia è abbastanza semplice. Il problema è che non sempre lo si fa, perché magari è un novantenne, un 85enne, istituzionalizzato e così via, magari incontinente, e allora a quel punto lì forse tutto sommato meglio lasciargli una colostomia che riesce a gestirla in maniera un pochino più agevole. Pensiamo magari a una anziana coppia, lui 85 anni, la moglie 80 anni, magari lui ha un po' d'Alzheimer, mi dicendo quanto risulta più semplice poi gestire un sacchetto rispetto a un paziente incontinente. Questo se dobbiamo poi scontrarci con alcune realtà. Quindi presenzione di posticipata con la storia primaria, mortalità di circa l'8%, però la riflessione più importante è fatta su questo, che la mortalità è per operatoria, è in relazione soprattutto alla vitalità del viscere stesso. Se il viscere riesce abbastanza a essere abbastanza vitale o così via, vediamo che la mortalità tutto sommato è abbastanza contenuta per tanti pazienti anziani. Se invece il viscere, cioè noi operiamo, asportiamo un viscere ormai in preda a fenomeni necrotici, le possibilità di recupero sono indubbiamente peggiori, parliamo di circa il 50% di mortalità. Ho già le batterie. Finito la pila? Vabbè, andiamo avanti, ma questo funziona. Cinesi. Costa poco, guarda che poco. Dicevamo, questa è la diapositiva di prima, no? Dicevamo come si tenda a volgere verso l'ischemia intestinale. E qual è il quadro clinico? Questo è veramente veloce. Perché sarebbe stato bello. No, no, mi fa anche da un mouse questo. Ah, così funziona. Vabbè. Tre fasi evolutive nel caso di uno. Una prima fase, cosiddetta addome acuto senza addome acuto. È paradossale. Vediamo cosa si riferisce. Una seconda fase, definita puramente paralitica, è una fase invece della necrosi o della gangrena, è fase francamente peritonitica. Prima fase, addome acuto senza addome acuto, ossia vi è una netta discordanza tra l'entità della sintomatologia acuta, il paziente sta male, sta veramente male, viene con un grosso mare di dolori addominali, e soprattutto uno fa la visita e si rende conto che l'obiettività è assolutamente risibile in confronto. Cioè, chiaramente, quanto sta male? Se la mancia va proprio bene, non ho rilevo, non c'è resistenza, c'è un po' di distensione addominale. Anche perché questo dolore violento, mesogastrico, più diffuso,
può essere associato a diarrea, che di solito è arrivata a un aumento dell'attività peristaltica, il paziente ha diarrea, non vi è contrattura di difesa, non vi è distensione addominale. Questo è difficilissimo da prendere, anche perché di solito il paziente quando è in queste condizioni rimane a casa, si rivolge al medico di base, ma c'ho un po' di pane, ma sarà l'influenza di ora, visto com'è? Soliti discorsi che servono fondamentalmente a prendere tempo e sperare che poi le condizioni vadano avanti e guariscano spontaneamente. Uno dei sintomi d'allarme in questa fase è che la diarrea diventa mucosa o addirittura mucosanguinolenta. E questo rappresenta un elemento d'allarme. È chiaro che se io avessi in mente di pensare il paziente possa avere un'ischemia mesenterica acuta in questa fase, sono a posto perché ho fatto una diagnosi non precoce, precocissima. D'accordo? Seconda fase, vediamo il trascorrere delle ore, 12-24 ore dall'evento che ha determinato l'insorgenza del dolore. Beh, in questa fase il dolore è persistente, però è meno violento, perché la peristalsi si riduce, non ho più questa attività. Quindi, piano piano, con un largo, dall'albo diarroico, con diarrea mucosanguinolenta, si chiude le feci e il gas. Laddove a questo punto comincia a essere disteso, va bene, però è ancora trattabile, ma c'è una vaga vulnerabilità, cioè comincia a diventare un addome, quello che si dice nella terminologia medica un po' così, un po' impegnato. Ma questo addome non mi convince proprio, c'è una vaga di dolorini qua e là. La peristalsi comincia, antinfarismo, ci possono svelare la percussione, quindi distensione delle anse, la peristalsi comincia a essere quasi assente e a questo punto, non avendo emissione di feci, è sempre raccomandabile un'esplorazione rettale che mette in evidenza la presenza di sangue e muco all'interno dell'ampolla. Quindi se non ho avuto l'emissione di sangue precedentemente, è sempre bene esplorare il paziente. A questo punto bisogna pensarci. D'accordo? Io parlo da chirurgo che fa le consulenze o da, ma d'altra parte anche un nuovo medico che soffre di medicina d'urgenza, un pronto soccorso, una situazione di questo tipo in cui ha avuto un dolore importante, però insomma poi piano piano dolore si è un po' calmato, ha avuto prima diarrea, adesso non c'è nulla, comincia a essere sivisa, ho queste condizioni, faccio un'esplorazione rettale, ho presenza di sangue in ampolla e la diagnosi come deve cominciare a balenare in testa, bisogna essere il nostro bagaglio mentale, no? questa condizione, anche perché in questa fase possiamo avere ancora lesioni reversibili, perché quello che si danneggia nella prima parte, il termine o anche il cono, sono strutture che resistono bene all'ischemia. La parte che meno resiste all'ischemia, la porzione più ricca è la mucosa. La mucosa è la sottomucosa, che è la parte nobile, no? Quella che ha bisogno di più sangue. Quindi se ho una iniziale necrosi della mucosa, della sottomucosa, o il sanguinamento, o la produzione di muco, perché è una forma irritativa, no? Quindi le ghiandole intestinali producono muco, d'accordo? Ecco perché ho questa condizione, ma la parete muscolare risulta ancora buona, sufficiente, per cui se io riesco a lavorare, a riassicurare un certo flusso a questo punto, la mucosa ripara, come ripara la retta ulcerosa, come ripara nel crol, come ripara a molte altre condizioni in cui c'è un supporto vascolare adeguato. Quindi le capacità autoriparative della mucosa e della sottomucosa sono assolutamente indenne in questa fase. Il problema è che poi arriviamo alla terza fase, la fase della necrosi, ossia necrosi della parete a tutto spessore, assenza di peristalsi, compare la peritonite perché ovviamente il contenuto intestinale si riversa in addome, d'accordo? Fino a un quadro dello shock conclamato, fino allo shock settico, ovviamente beh, qui è il quadro della peritonite acuta, addome disteso contratto, ovviamente dolorabile palpazione, addome a tavola, chi più in assenza di peristalsi e chi più ne ha più ne metta. E a questo punto l'intervento chirurgico non ha possibilità di successo, nel senso che va comunque resecato il paziente. Se c'è un coinvolgimento, e c'è successo a tutti che si fa chirurgia d'urgenza, di aprire e chiudere un paziente perché c'è un infarto completo tutto il tempo, non gli fai altro. Chiudi l'addome e aspetti l'exitus, questa è la condizione drammatica. Quando c'è il colloco è un po' meglio, perché il colloco puoi ascoltarlo anche tutto, non è un problema. Poi gli fa un'ileostomia e poi magari cerchi di fargli un ileoretto, d'accordo, in un tempo successivo. Diagnosi. Beh, fase precoce, ragazzi, è inutile negarlo, è complessa.
stare in quella, quando ha doma acuto, senza doma acuto, e dire ok, questo c'ha un dolore di pancia, pensare che questo possa avere un'ischemia intestinale acuta, beh. Però il fatto che questo magari è un fibrillante cronico, in cui il Coumadin lo prende o non lo prende, d'accordo? In cui ma lei fa i controlli della sua corporazione, questo magari vive solo, sbatte la pesca, e magari non abbiamo un controllo adeguato di stato un po' curativo del paziente, beh insomma forse un pensierino possiamo anche dare, va bene? Quindi diagnosi difficile, fase precoce, pressoché inutile fase tardiva, e ci riviene in mente la frase fatta da Hawkins all'inizio, no? In cui spesso e volentieri tutto è inutile. Al di là dunque degli elementi clinico-analistici e laboratoristici, è essenziale, come ho detto finora e non mi finirò mai di dirlo, quanto sia necessario l'inserimento della possibilità diagnostica di un'ischemia intestinale acuta fra le ipotesi diagnostiche, d'accordo? Non pensiamo sempre all'influenza, d'accordo? Questo è l'elemento. Quali sono gli elementi clinico-analistici da valutare? Beh, l'età del paziente, si verifica che sono pazienti oltre 70 anni, d'accordo? Almeno per quelli di origine arteriosa, malattie cardiache resistenti, quindi valvulopatie e fibrillazione, quindi condizioni che portano di solito a un arresto della motilità a livello arteriale e quindi alla necessità di fare terapia anticoagulante, che poi può essere interrotta o saltata. I principali sintomi e segni, vediamo come la stragrande, come l'elemento cardine sia il dolore. Dolore 83% dei casi, ma si possono avere distensioni addominali e gli altri, non è che sono sempre costantemente presenti, addirittura la distensione addominale è presente soltanto in circa la metà dei casi, come la nausea e il vomito. Il dolore è quasi sempre presente. Vediamo quali possono essere le indagini biomorali. Vabbè, un aumento di globuli bianchi, quindi conti devo aver su un quadro di distensione addominale, non voglio dire di franca peritonite all'inizio, però quando il viscere è dilatato e assottigliato abbiamo delle condizioni in cui si può avere una traslocazione batterica e quindi fenomeni di peritonismo. Si va incontro a un'acidosi metabolica con un persistente deficit di base, questo è un elemento abbastanza precoce da prendere in considerazione. Abbiamo una concentrazione per sequenza di lipidi a livello intestinale, quindi incremento dell'emotropico, un'ipoalbuminemia, aumento dei fosfati, LDH, CPK e via dicendo. Questo è l'elemento importante, estremamente sensibile come dato, cioè l'aumento dei lattati. L'aumento dei lattati fa sì che il rapporto, essendo prodotto dilattato dalla flora batterica intestinale, aumenta in conseguenza del danno ischemico, proprio perché in questi casi la ricrescita batterica è aumentata. Non è così specifico, però estremamente sensibile, per cui se ho un dato positivo è giusto indagare ulteriormente. Beh, a questo punto indagini strumentali. Ho detto ok, c'ho elementi clinico-anamnestici in senso positivo, c'ho la mia diarrea sanguinolenta, gli ho fatto gli esami del sangue, c'ho l'aumento dei lattati, l'LDH alto, leucocitosi. Questo è il momento un paziente sta evolvendo, se non è già evoluto, in un quadro peritonitico. A questo punto è giusto iniziare una diagnosi di imaging la più accurata possibile. Sì, si può fare una radiografia addominale, una diretta dell'addome, e non è facilissimo trovarla, bisogna, il radiologo pensa a questa possibilità. Quali sono gli elementi? La scomparsa delle valvole, la scarsità di gas a livello colico, le distensioni gassose del tempo. Ci può essere edema della mucosa, e questo lo si vede perché le ansie del teume affiancate l'una all'altra, c'è un certo spessore fra il contenuto aereo delle due ansie, come se la parete fosse ispessita, di solito lo spessore dell'edema, d'accordo? Le ansie sono piuttosto fissi, va bene? E a volte può essere evidenziata all'interno, ma bisogna che vi sia, perché siamo nelle fasi piuttosto avanzate, quella che si chiama una pneumatosi parietale, vale a dire nello spessore del viscere si vedono delle bollicine d'aria difficilmente visibili, così come gas a livello del sistema portale. Meglio a questo punto, anzi direi che a questo punto è essenziale. L'eco aiuta? Ora te lo dico, da parte di me te lo posso dire subito. Il problema dell'eco non ti aiuta per un semplice motivo, che hai l'estensione delle ansie e l'aria è il principale nemico dell'ecografia stessa. Quello no, ma il fatto che vedo l'aria... Cioè... Ma l'aria la vedi all'interno delle ansie. L'eco non riesce a distinguere se ho aria dentro le ansie o aria fuori delle ansie. Quello che può essere utile da un punto di vista ecografico è l'ausilio del Doppler, perché in soggetti magri con un addome non troppo disteso allora posso andare a indagarmi il flusso nei vasi mesenterici.
capito? Non ho a disposizione una TAC perché non funziona, perché guasta, perché non ho la TAC, perché non ho il tecnico della TAC. In quel momento lì sono in un ospedale di Biancastagnaio sulla Miata, per dire, non ho il tecnico TAC presente, però ho un bravo ecografista pronto lì, d'accordo? Magari gli mette la valutazione dopo e riesce a capire se c'è flusso nel distretto mesenterico. Lo vediamo tra un attimo questo discorso. Qui siamo a livello di diagnosi di peritonite, cioè io ho un quadro peritonitico incipiente, devo capire a che cosa posso attribuirlo. E quindi dalla diretta dell'addome, non ho un paziente perforato, cioè non ho facce dalla sottile diaframmatica, non ho altre condizioni, posso cercare di capire dalle quelle situazioni che ho visto in precedenza cosa può essere, ma sicuramente elementi migliori mi vengono dalla TC spirale, che vede una specificità estremamente elevata, perché con la somministrazione di mezzo di contrasto, cioè fare un angio-TAC, ti dice se c'è ostruzione dei vasi mesenterici, ti fa vedere la dilatazione intestinale e a questo punto si vede bene nello spessore del viscere la presenza di cornicine d'aria, che stanno a dire ho sofferenza della mucosa, ho sofferenza della sottomucosa, l'aria da dentro il viscere tende a diffondersi attraverso la parete del viscere e rimane contenuta con microbolle nello spessore della muscolare. Questo è un dato di sofferenza mucosa, d'accordo? Il spessimento della parete intestinale, l'edema del mesenterico può essere ascite, certamente. Anche in questo caso si può dimostrare la presenza di gas, di bolle di gas all'interno del distretto venoso portale. Si può avere un pleumo retroperitoneo e ovviamente il coinvolgimento di altri organi, di chi più ne ha più ne metta. A questo punto la diagnosi è fatta. Mi basta, il paziente lo porta in sala operatoria. Beh sì, lo porta in sala operatoria. Dipende un po' anche dalle condizioni generali del paziente, nel senso che magari un paziente gli è venuto tutto questo, magari è un paziente completamente scollato, magari ha 7 DNR e quello lì è in virtù di quello che mi ha preso prima, perché magari è succede, ragazzi, è innegabile, e magari non ha preso compressi per 4 giorni e ne prende 4 tutte insieme il giorno successivo, succede, e ti ritrovi un paziente da operare che ha 7 DNR e quindi devi ricoagularlo, devi fargli trasfusioni di plasma e tutto il resto. E quindi ecco agli strumentali, se hai la possibilità di avere una risonanza libera, fare un angio RMN, vediamo che risultati, che accuratezza diagnostica può avere a questo punto, oppure come dicevamo in precedenza addirittura un eco color doppio, o ancora averla, noi ce l'abbiamo per fortuna, però per poter attivare un'angiografia in tempi rapidi, anche a Careggi non è così semplice, di solito la si attiva facilmente, senza problemi con i colleghi angiografisti, per fenomeni emorragici, per fenomeni ischemici ci aiuta indubbiamente l'angio TC, già ti dici dove è il vaso, solo che a questo punto te la fa vedere bene in fase preinfartuale, alcuni limiti, tutto quello che vuoi, ma l'angiografia può avere, ecco l'elemento fondamentale, anche un ruolo terapeutico, che può introdurre sostanze vasodilatanti o addirittura fibrinolitiche, fai l'urochinasi per esempio. E come si fa l'urochinasi, per esempio, in pazienti che hanno ostruzioni acute a livello degli arti inferiori, lo possiamo anche fare per pazienti che hanno ostruzioni in punti critici del mesentero. D'accordo? Questo è l'elemento. Avevo chiesto a un amici della chirurgia vascolare, sono dei grandi colpi scatole quando hanno problemi di addomatura e così via, ci vogliono sempre si vale, gli ho chiesto, vieni a farmi vedere qualche filmina ai ragazzi delle emergenze, sono stato per la forma, si scusano, infatti sarebbero venuti. E quindi l'angiografia, beh, per età oltre 50 anni, ovviamente quando vi sia, questo è un po' l'algoritmo che dice ok, la facciamo l'angiografia, sì, ovviamente se ci sono un'analisi, certi tipi di condizioni, la clinica, un dolore addominale che è un imputabile ad altre cause di peritonite, quando abbiamo questi elementi, cioè la leucocitosi marcata con la citosi metabolica senza ancora uno shock settico, e non pone, la radiografia non pone patologie alternative. Quindi la terapia al di là, ho fatto diagnosi a questo punto, beh, è chiaro, se ho messo di mezzo la tecnica angiografica, beh, io posso provare a quel punto lì a fare una rivascolarizzazione, proviamo poi con mezzi angiografici, d'accordo? Però spesso e volentieri non è che, che riesca in tempi comodi, ho un paziente con infarto intestinale e il paziente lo porta in sala operatoria. In attesa posso ovviamente
fare una terapia medica che è però una terapia di sostegno, di attesa nei confronti di portare il paziente in sala stessa, d'accordo? Sostegno delle funzioni vitali, eliminare il dolore, producendo squilibri acido-base e idroelettrolitici, fare una terapia a largo spettro, soprattutto per quanto riguarda gli aerobi, perché ovviamente i fenomeni di gangrena portano allo sviluppo di una flora anaerobica, quindi che si sviluppa a base del solito ossigeno. Si può fare una terapia anticoagulante e trombolitica per via sistemica con scarsissimi risultati, anche perché a volte, come dicevo poc'anzi, ci troviamo di fronte a pazienti che invece sono addirittura francamente scoagulati. Beh, questa sembra una delle cose più drammatiche del mondo se non sono di una paziente. Quando ho un paziente emorragico, un'emorragia digestiva, e mi chiamano alle 2 di notte, dicono ok, venga perché questo sangue c'ha melena, c'ha ematemesi, sangue e che cosa passa. Va bene, arrivo subito, tanto metti un sondino, che a me sempre lavare lo stomaco, no? Per vedere un po' com'è, vedere se c'è la tipologia del sangue. Sì, a quest'ora gli metto un sondino. Allora, questa è la frase che so che tu ci si scontra e con cui io a volte mi piglio un po' per telefono. Sondino a suo caso ci vuole 5 minuti, anche meno, ammetto. Qual è il vantaggio a questo punto? Che innanzitutto, chiaro che c'ho un ristagno, aspiro ovviamente il contenuto, c'ho un paziente che se ha un infarto intestinale è un paziente occluso contestualmente, no? Quindi tende ad avere ristagno gastrico, gli aspiro ristagno, ma soprattutto, e questo è una condizione generale ragazzi, se avete un paziente, se lavorate in un pronto soccorso, se vi trovate in certe condizioni con un paziente occluso, il sondino va sempre, anche se non ha vomito, va sempre messo, d'accordo? Perché? Perché si riduce il rischio di aspirazione del materiale gastrico, magari il paziente è un paziente privo di, insomma, di demente, per dire, no? Con di condizioni mentali degradate e così via, e magari pure perde un attimo la coscienza. Se quello vomita, fare un ingestis è niente, e se un paziente oltre 80 anni ti fa un ingestis l'hai perso. Ma soprattutto quando pensando poi magari il paziente deve essere operato, viene intubato, via dicendo. Vi fate trovare l'anestesista a sondino già posizionato e avendogli aspirato lo stomaco, che magari nella concitazione della storia un'altra l'anestesista lo intuba velocemente e nell'intubazione si possono realizzare delle condizioni per cui se c'è un ristagno di materiale a livello gastrico, questo lo mette fuori e lo inala. Quello diventa drammatico. Non c'è cosa peggiore per un paziente defedato della comunità di ingestis. Rappresenta spesso e volentieri l'evento fatale. Ormai siete grandini, quindi cominciate a pensare a quello che fa il futuro e come mi dovrò comportare. Tecnica angiologica, ce la ripetiamo un attimo, stessa tecnica utilizzata per fare la terapia, si fa la stessa e quindi si somministrano questi farmaci, associata a sommersione di eparina, non è la caceparina, è l'eparina sodica, quella si fa in vena, in continuo, d'accordo? A questo punto. Si possono utilizzare anche farmaci vasodilatatori. Beh, la terapia chirurgica, il chirurgo non è che ha grandi iniziative, si può localizzare i vasi ostruiti, certamente, si possono attuare delle tecniche di rivascolarizzazione, di solito il chirurgo generale cosa fa? A questo punto qui è una discriminazione, di solito quando ci sono casi di questo tipo in cui si può prospettare una rivascolarizzazione chirurgica, si chiama di solito il chirurgo vascolare. Se sei in ospedale periferico ti arrangi, per cui comunque a tutti voi è capitato di fare, di tentare una disostruzione magari con un foglio, con un palloncino, adesso vi faccio vedere come funziona. È fondamentale che il chirurgo esprima un giudizio sulla vitalità delle anse intestinali, ricordo, è chiaro qui sono già andato a questo punto, e quindi esprimersi sulla possibilità che questo paziente possa essere resecato o meno e ovviamente fare una resezione delle anse necrotiche. Quello si può fare a questo punto, e si fa di solito in molti casi, non ce l'ho quindi a positiva, è fare un open abdomen, ossia non chiudere immediatamente l'addome, perché io non riesco a vedere in tempi comuni, in tempi brevi, quello che può essere la vitalità di alcune anse. Per cui mi limito a asportare le zone francamente necrotiche, chiuse, non faccio le canalizzazioni intestinali. Quando il paziente gli metto quello che si chiama una volta, che chiama vuota bag, in pratica ora una medicazione sottovuoto, la VAC therapy, ossia si mette una specie di foglio di nylon tutto bucherellato, va bene, su cui sopra si mette una spugna e poi si fascia tutto con del nylon tipo Domovac, aspirando, facendo un'aspirazione continua sull'addome. Questo assorbe continuamente i liquidi,
si riduce l'edema nelle anse intestinali e questo ovviamente il paziente, laddove rimane il paziente va in terapia intensiva, viene ovviamente tenuto sedato, intubato e via dicendo, e magari lo si riguarda dopo 24-36 ore. A quel punto vedremo se si demarcano altre zone necrotiche o se quelle rimaste sono vitali. A quel punto lì, addirittura al bedside, senza neanche riportare il paziente in sala operatoria, puoi fare una, cioè, terapia intensiva, dato il paziente è intubato, puoi fargli una ricanalizzazione intestinale. Abbiamo fatto tutti, ormai lo facciamo costantemente. Questo consente di chiudere l'addome in maniera sicura, senza che aumenti la pressione intraaddominale, come potrebbe succedere dopo un infarto intestinale, e soprattutto valutare a distanza di tempo se i tratti di intestino che non abbiamo resecato sono ancora vitali o rimangono vitali, e questo ci consente di fare appunto di riattuare una canalizzazione intestinale, quindi la VAC. Se sentite parlare di VAC, questo sapete cosa si intende. La rivascolarizzazione si può fare, la rivascolazione indiretta vede lo scancellato apposta, quello che si diceva una volta, fare alcuni interventi per cui in qualche modo, defendendo così via, si riusciva a ricanalizzare, no, si interviene direttamente. Possiamo fare un'embolettomia con Fogarty. Fogarty altro non è che un cateterino piuttosto piccolo che è in cima a un palloncino che si gonfia. Di solito si fa un buchino nel vaso in cui c'è l'ostruzione, in cui c'è il lembo o il trombo, d'accordo? Si passa questo cateterino che è conto 2 mm, poi ci sono di vario carico, passa oltre l'ostruzione, oltre il coagulo, si gonfia il palloncino e si rifila. E quindi in pratica facciamo l'estrazione del coagulo, poi si chiude il vaso, d'accordo? Però a volte non è sufficiente, si può fare, e questi sono più interventi di tipo vascolare puro, una tromboendarterectomia, ossia si apre il vaso, meccanicamente si ascolta il trombo, il lembolo e così via, e poi si richiude, non chiudendo direttamente il vaso perché a questo punto non, il calibro che è residuale farebbe una stenosi, così via, ci si mette di solito un patch del teflon, in pratica una toppa sul vaso stesso che lo dilata un po'. Oppure si può fare un'angioplastica transcriminale, trattando sempre i palloncini o addirittura fenomeni di reimpianto vascolare, di bypass, tecniche di chirurgia vascolare un pochino più spinte. Mi sembra a questo punto di aver finito. Bene, forse sono stato troppo veloce. Se ci sono domande, ovviamente non è una cosa, però la possibilità di avere un rispetto, i quadri, se uno è passato il pronto soccorso vede quante volte siamo di fronte a un quadro addomato, spessissimo, non sempre legato alla luce, non sempre legato a quella, a volte va a pensare in certi soggetti, ma ritorno a dire, non mi stancherò mai di dirvelo, pensiamo che il paziente possa avere un infarto intestinale e non che sia il tachista a dirci guarda quello c'ha un infarto intestinale, va bene? Anche perché in quel momento lì, tra andare in TAC e farti dare la risposta, passa del tempo critico e questo poi ti porta a dover esecare il paziente e non sai quanto dover esecare il paziente. Perché se fosse un discorso che faccio una reazione parziale, parcellare o così via, vabbè, mi sobbarco l'onere di dire opero e questo paziente che può tirarlo fuori sia una serie di comorbidità. Il rischio è che a volte l'infarto è così esteso che non ci metti neanche le mani. È successo a tutti. Vabbè, uno rimane impotente di fronte a questo, ma di fronte a 5 metri di tempo completamente nero non hai altra alternativa che chiudere il paziente. Bene, domande, cose particolari? No. Ci vedremo venerdì prossimo, ora vedrà la dottoressa Demby, la professoressa Demby, perché ci siamo scambiati, abbiamo un impegno adesso e noi faremo invece l'ultimo la prossima volta. Se ce la faccio a mettere insieme alcune diapositive già pronte, ma carine, parleremo di addome acuto post-traumatico, quindi da traumi dell'addome fondamentalmente. Questo è quanto, sia da arma da fuoco, da arma bianca, blunt, cioè quindi da incidenti, da cinture, diciamo. Okay? Penso poi per quanto riguarda le lezioni che avrete con me, sicuramente parleremo della gestione della malattia diverticolare in fase acuta, che ancora rappresenta grossi problemi. Io, siccome si fa esame anche al sesto, vi dico quelle sono le principali mancanze che si riscontrano in questi. Se poi avete bisogno di chiarirvi alcune idee su alcune tipi di patologie acute e così via, me lo dite, magari la lezione ci si fa, non è una cosa.
Ah, e poi ovviamente aggiorneremo il pool delle domande, come ci ha richiesto il professor Pini, con il pool delle domande che ci sono, diciamo, nei quiz, no? Questo esame, con argomenti che erano stati trattati. Finora era un anno e mezzo non si riaggiornavano le domande, ora abbiamo introdotto nuovi argomenti, quindi faremo anche un aggiornamento delle domande stesse, senza essere cattivi. Possiamo avere un po' di domande per parlarci? Sì, ma è le lezioni. No, no, ma proprio le Se ti domande. prepari sulle domande è facile, no? No, Ti no. impari qual è ABC è facile, no? Ti dico, ti do No, in le lezioni. questo senso, ma c'è per vedere più o meno qualche non tutto. Qualche domanda. No, le domande io non lo so, non ce l'ho perché ce l'ha solo Pini in un panel, io non le vedo mai quando vado a fare i compiti e domande, capito? Vedete solo voi al compito, questo è quanto. E le domande sono, io poi posso dirvi grosso modo su quali argomenti vertono le domande che propongo io, ma non è detto perché parte delle domande fanno parte comunque anche degli anni scorsi delle lezioni di emergenza in ambito chirurgico, capito? C'è un libro da dove prendete le domande? No, credo sia un programma ministeriale che arriva qua e di volta in volta vengono ovviamente, si dice questa mi va bene, questa non mi va bene, e via dicendo. Non le facciamo noi le domande in pratica, cioè non si propongono noi le domande, cioè non scrivo io le domande, non ti dico qual è la miglior tecnica per fare una rivascolarizzazione, no, non la scrivo io la domanda. Chi lo Ci sono scrive? dei panel di domande già praticamente pronte, tu scegli quale inserire perché fanno Questi parte delle panel tue lezioni. come posso Non le trovare trovo. Facile, no? È come le domande dell'esame di No, perché Stato, alla sono fine, oh, pubbliche. senza scherzare, cioè, alla fine, se sai la risposta per la domanda è quello che è È un importante, momento, un conto è rispondere alla domanda perché sai l'argomento, un conto è rispondere alla domanda perché sai qual è la risposta. No, permetti. no? Sì, ma vanno No, no. insieme in un certo, no? Matteo, origini napoletane? No, ma sono teone Sto scherzando. Vabbè, dai.